esperienza maturato facendo attività politica e sociale sul territorio, tutti i giorni, costantemente, facendo attenzione alla vita quotidiana e alla vita sociale di questo paese. Avendo avuto qui una sede in piazza, siamo stati senza presunzione la parte sana di questo paese. La parte sana, lo ripeto senza presunzione, perché ha visto una comunità assopita, senza nessuna ambizione, addormentata allo stato delle cose esistenti, mentre il mondo intorno corre velocemente. E pian piano, con umiltà, abbiamo dato il nostro contributo a questa comunità. Quindi l'impegno che ci prendemmo nel 2009, 5 anni fa, crediamo di averlo mantenuto. Da quell'esperienza non raccogliemmo granché a livello di consenso elettorale, quindi numerico, ma dal punto di vista umano, dal punto di vista dello spirito di chi ci circondava e di chi poi si è unito a noi, ha segnato tanto poi il nostro divenire nella nostra attività. Quindi quello che doveva essere un po' un segnale di sveglia, in qualche maniera lo è stato, e quello che doveva essere un seme da far germogliare, ci è riuscito, lo è stato. Rispetto a 5 anni fa siamo usciti da un guscio che ci eravamo dovuti costruire per difenderci da quello che ci circondava e che ci aveva circondato per tutte le esistenze, la mia per 30 anni e quella degli altri anche di più o di meno. E lo facciamo con persone nuove che nel tempo si sono avvicinate e hanno contribuito alle nostre attività e alla nostra crescita, e anche con persone vecchie, perché Carlo Durante, il nostro candidato sindaco, è un compagno di strada che viene da lontano per noi, e noi lo siamo per lui. Quindi se qualcuno si stesse chiedendo per quale motivo Carlo Durante oggi è il capolista della lista di reazione delle scorse elezioni, è perché abbiamo da sempre condiviso un modo di vedere il mondo sicuramente migliore e sicuramente diverso. Crediamo anche che per poter cambiare qualsiasi cosa che a noi non ci vada bene, a noi inteso tutte le persone, tutta la comunità di Castri, non si possa stare soltanto a guardare, a criticare, a scrivere un post su Facebook, commentare, ricommentare, eccetera, eccetera, ma bisogna partecipare. Ecco perché abbiamo scelto questo nome, libertà e partecipazione. Ognuno deve essere artefice delle proprie ambizioni e della propria libertà. E questa volta non siamo sul palco in mezzo alla gente o qui per soltanto un mero motivo di competizione sportiva. Quest'anno gareggiamo a tutti gli effetti per poter essere noi la prossima amministrazione futura, poter determinare un futuro per questo paese sicuramente migliore rispetto a quello che ancora oggi nel 2014 ci hanno consegnato. Le difficoltà amministrative, le difficoltà
possono essere comprensibili, ma bisogna comunque andare avanti e bisogna correre. E questo spirito non ci sembra che l'amministrazione attuale lo abbia avuto. Anzi, crediamo che sia stata comunque abbastanza assopita. Basta guardare un po' quello che oggi vi hanno distribuito nelle case, un libricino che è soltanto nient'altro che la stampa di quello che sta sull'albo pretorio, ovvero ordinaria amministrazione. C'è scritto di tutto in quel volantino, c'è scritto dell'acquisto del Napecar, c'è sta scritto di pale eoliche. Forse per quanto a volte si vuole essere visionari, si sono veramente immaginate queste pale eoliche, perché non ci stanno. E nonostante non ci siano, probabilmente erano i ventilatori di casa, nonostante non ci siano, è meglio che non ci siano, perché potrebbero anche deturpare quello che è il nostro territorio. Su questo potremmo ragionare. E quindi non mi rimane nient'altro che proporvi la nostra idea. E la nostra idea di fare amministrazione sicuramente è fare un'amministrazione condivisa con tutti i cittadini, trovando gli strumenti adeguati per poter mettere il cittadino al centro dello svolgersi anche della normale amministrazione e dell'ordinaria amministrazione. Sicuramente siamo propositori di un'amministrazione che voglia uno sviluppo di questo paese ecosostenibile, che sia sicuramente più verde rispetto a quello che è. Vorremmo poter superare il problema un problema gravissimo della salute qui a Castri, che è il radon, che poca gente ne sa qualcosa e pochissimo, altrettanto meno viene a parlartene, ed è un gravissimo problema di salute. Questo si può superare con delle proposte urbanistiche che vadano incontro alla bioedilizia, e quindi non una concezione di costruzione antiquata e che ci sta lasciando soltanto purtroppo dispiaceri addosso. Adesso lascio la parola a Carlo per la presentazione della lista e per l'enunciazione di alcune delle nostre proposte e dei nostri temi. Il passaggio elettorale che ci accingiamo a percorrere rappresenta uno spartiacque decisivo per la vita di Castri e di tutta la sua comunità. La crisi economica che attanaglia l'Italia, sarà lo specchio di questa campagna elettorale. Castri, che proporremo, sarà da contraltare a questa crisi, come progetto, come idea, come alternativa. I termini delle prospettive che tracceremo in questa campagna elettorale affondano le radici nel senso della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della nostra comunità e dal senso della scelta politica come motore del vivere comune. Solo attraverso l'unità di queste prospettive si potrà dare corso ad un'azione amministrativa che parta dalla solidarietà, dalla difesa dei soggetti più deboli, dai servizi alla cittadinanza, dallo sviluppo ecosostenibile e sostenibile in generale, dal progresso culturale di tutta la comunità, e che si completi con l'efficienza, l'efficacia della macchina amministrativa, della trasparenza, della legalità, della giustizia sociale, fino ad arrivare all'integrazione anche dei cittadini extracomunitari. È un punto fermo della nostra prospettiva dell'amministrare. In due parole, l'idea di bene comune
è la linea maestra sulla quale ci muoveremo nel corso di questa campagna elettorale ed è la linea maestra sulla quale ci muoveremo se ce ne darete la possibilità. Per questo ci proponiamo in netta discontinuità con il passato anche recente. Mai più scelta a domanda individuale, mai più diritti scambiati per favore, mai più fandonie, ma una grande apertura verso tutta la cittadinanza, con l'intento di unire attorno al nostro progetto tutta questa comunità, rispettosi delle differenze di ognuno. Anche questo si è tracciato in questi 5 anni di amministrazione. In questo senso, sostenere gli sforzi dell'economia cittadina in tutti i suoi generi per rinvigorire l'efficacia e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani, i precari, i nuovi disoccupati sarà la scommessa da provare. Le varie forme di cooperazione attiva per creare lavoro devono trovare nella pubblica amministrazione un valido apporto, ovviamente nel rispetto della normativa vigente in tema di autonomie locali. E il comune, visto come sindacato dei cittadini, da questo passa la valorizzazione della nostra agricoltura e del nostro artigianato. Questo ci proponiamo di fare. Tutte le persone presenti nelle 3 liste rappresentano un patrimonio di impegno per questa cittadinanza. Non disperdiamone il valore in questi 20 giorni di campagna elettorale. Saremo qui ad ascoltarli, saremo qui ad essere ascoltati, ma soprattutto non disperdiamo il valore delle scelte di ogni cittadino. L'importanza di queste elezioni si connette con il futuro del nostro comune. Con me in questa campagna elettorale, ma con me per sempre. Fabrizio Buttazzo, imprenditore agricolo. Gianvito Carlino, tecnologo alimentare. Mauro Chirenti, vigile del fuoco precario. Francesco De Pascalis, diplomato liceo artistico. Mimino Maggiore, artigiano. Egidio Marullo, insegnante. William Mele, bracciante agricolo. Elisa Murrone, insegnante di danza. Buona campagna elettorale a tutti. Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Gianvito Carlino, appena presentato da Carlo, un amico che ho ritrovato, riconosciuto, rincontrato dopo diversi anni. Io sono stato fuori, ho studiato a Modena, Reggio Emilia, ho fatto sia agraria che biotecnologie. Sono ritornato e ho avuto la grande fortuna, perché posso chiamarla una grande fortuna, di incontrare delle persone che non vedevo da tempo. Il primo è Mauro Chirenti, che ci ha presentato e ha detto: hai delle idee? E gli ho detto: sì, c'ho un sacco di idee, però non so effettivamente se a Castri si possono attuare queste idee. E lui mi ha detto: noi ci crediamo, noi crediamo in queste idee, vieni con noi, esprimi le tue idee, noi siamo pronti ad ascoltarti, le elaboriamo e tentiamo di tirare su qualcosa di costruttivo, qualcosa che a Castri c'è e non c'è, nel senso, se c'è è ancora nascosto, però siamo pronti a tirarlo fuori. Come ha presentato adesso Carlo, cioè siamo persone che provengono da diversi ambienti, però ogni persona porta con sé un qualcosa che è particolare, un po' di cultura, un po' di esperienza, delle esperienze di vita che, quando ci si mette in comunicazione, queste esperienze passano l'un l'altro e queste esperienze ti arricchiscono, perché molto spesso Castri tende un po' a isolarsi, purtroppo, e la vedo da fuori, però c'è qualcosa di nuovo che è disposto a muoversi
e questo qualcosa di nuovo è pronto a farvi vedere che c'è. Siamo persone preparate, disponibili ad ascoltarvi e soprattutto abbiamo energia da vendere. E quindi siamo pronti a dare qualcosa in più. Non diciamo che cosa è fatto, cosa non è stato fatto, ma noi abbiamo una carica e delle nuove idee che possono risvegliare qualcosa che prima c'era. Castries non ha i grandi grattacieli di New York, non ha questi grandissimi monumenti, anche se le piccole cose che ha sono degne di valore, ma una grande cosa che non si vede, che è la cultura popolare. Cultura popolare fatta di agricoltura e artigianato. L'agricoltura con la sagra della marangiana, perché ognuno di noi coltiva l'orto, qualcosa c'è, e soprattutto i canistri o i panarelli, come si dice. Queste cose qui possono essere sviluppate per creare un turismo rurale che molto spesso è stato lasciato agli altri paesi. Castries, Carimera, Martignano, cioè tanti altri paesi, o Melpignano per esempio, non distano tanto da noi a livello geografico, ma molto spesso ho visto delle distanze a livello di pensiero. Noi siamo pronti a unirci con gli altri paesi e a creare comunità, per creare un turismo rurale che potrà portare, non dico i milioni di posti di lavoro, qualcun altro l'ha già detto, non c'è riuscito, ma potrà portare qualcosa di diverso, quella piccola economia che potrà aiutare Castries a farsi conoscere anche all'esterno. Non mi dilungo tanto, lascio la parola a Egidio, grande amico, un applauso per... soprattutto per le idee e per la forza di questi ragazzi, che alcuni ragazzi, alcuni ormai ci chiamano ragazzi, però ormai una certa età la teniamo, ormai siamo di 40 e lascio la parola, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti voi, sono passati 5 lunghi anni e ci ritroviamo ancora qui. Noi siamo sempre gli stessi, abbiamo acquisito qualcosa rispetto al passato. E un nome su tutti, Carlo, ma poi Elisa, tante altre persone che poi non sono fisicamente sul palco, ma ci sono. Qualcuno sta arrivando anche adesso. E fanno parte del bagaglio culturale, esperienziale, del nostro modo di essere e quindi anche delle proposte che andiamo a portare, che andiamo a completare. Ecco, questa di oggi l'avrete capito, insomma è solo una presentazione, non stiamo snocciolando, non stiamo dando dati, non stiamo dicendo cosa nello specifico proponiamo, a parte che insomma sarà poi alla luce del sole attraverso il nostro programma. Io per chiudere la mia chiosa è soltanto atta a sottolineare quello che credo si sia già visto, si era già visto 5 anni fa, il nostro approccio, che è un approccio dinamico, un approccio fatto di entusiasmo, ma a questo punto posso dire anche di competenze, competenze tecniche, competenze anche, strutturali all'interno del percorso di ognuno di noi. È inutile sottolineare che Carlo, per esempio, ha fatto opposizione, credo che sia stato uno dei pochi, il merito va dato, che si sia speso dal punto di vista dell'opposizione. Io, come i miei compagni di viaggio, di avventura, amiamo questo paese, perché questo paese, a me personalmente lo posso dire, ma credo di parlare anche per gli altri, ha dato un'educazione, ha dato i fondamentali, ha dato l'amore per la bellezza. Io credo che ancora oggi i valori di questa comunità sono sopiti, sono brace. Noi chiediamo con forza semplicemente che questi valori, queste esperienze, questa vita che ancora deve svilupparsi, ancora deve crescere, cresca effettivamente, cresca, e noi siamo qui a disposizione
come dire, sapete chi siamo, sapete cosa, quali sono i nostri valori, noi siamo a disposizione, noi questa sera stiamo dando la nostra disponibilità totale e assoluta. Carlo parlava prima di, come dire, di un sindacato dei cittadini, il nome della lista lo dice a chiare lettere, dopo la libertà la partecipazione, al di là del pezzo di Gaber che ormai è un monumento esistenziale ma anche politico, la partecipazione è alla base, noi ci proponiamo di partecipare e soprattutto di farvi partecipare, questo è un concetto importante. È vero, oggigiorno questi temi sono passati, finalmente qualcuno oltre a noi continua a dirlo, continua a dire che chiederà a noi, signori, io in questi pochi giorni in cui da quando abbiamo deciso di lanciarci nuovamente in questo progetto, stiamo parlando con le persone, stiamo parlando con la gente, tra virgolette. E la gente è tutta diversa, le umanità sono differenti, gli sguardi, l'approccio è diverso. Una cosa però serpeggia, lo vedo, lo sento, lo percepisco, serpeggia il malcontento. Siamo di fronte a un malcontento generale e non sto qui né a dare colpe né ad accusare nessuno. Sappiamo benissimo che la condizione socio-economica, la spending review, i limiti, i paletti, gli steccati che vengono posti dall'alto sono indiscutibili. Chiunque, lo dico con grande serenità, chiunque avrà il mandato dell'elettorato si troverà in uno stato quasi di paralisi, questo lo sappiamo noi, lo sanno gli altri, si può fare poco, pochissimo. L'idea, la nostra idea, oltre a quella è naturalmente di sfruttare qualsiasi tipo di canale, ma queste cose le avevamo già dette 5 anni fa, lo ridiciamo, noi dobbiamo avere delle professionalità che lavorano solo ed esclusivamente sulla ricerca dei danari da spendere nel modo giusto e continuativo, con progetti che siano organici. Abbiate pazienza, non una piazza, un dettaglio di un paese, ma qua si tratta di far risorgere un'intera comunità, l'interezza di questo comune, che non merita di essere. Quindi mia nonna diceva, vissuto come regina, sposato come gallina, no? Cioè rischiamo di fare poche cose fatte male, quindi lo dico a chi verrà, a chi avrà il mandato, ancora una volta, facciamo dei progetti organici, dei progetti che siano, come dire, lungimiranti, che non badino alla normale amministrazione, tra virgolette, o a risolvere uno dei tanti problemi, ma facciamo in modo che queste micro soluzioni facciano parte di un mosaico, di un tassello più grande che faccia risorgere veramente questo comune. Detto questo, come dire, mi ero prefissato tantissime altre come dire, cose da dire, ma credo che per questa sera credo che sia giusto fermarsi. Voglio soltanto dire che io, così come i miei compagni, non abbiamo paura delle responsabilità, non abbiamo paura né di amministrare nel caso né di stare all'opposizione. Facciamo attenzione a questo passaggio, valorizziamo l'idea dell'opposizione perché è un'idea di democrazia, facciamo in modo che chiunque sia all'opposizione sia un pungolo, sia una spina nel fianco, soprattutto sorvegli su ciò che si fa e su come si fa. Quindi noi queste responsabilità siamo pronti a prenderci, siamo qui a disposizione. Arrivederci. Beh, questo primo incontro
volge alla conclusione, era la presentazione della lista. Noi speriamo di poterci confrontare serenamente con tutti gli altri componenti, come dicevo prima, delle altre liste. Abbiamo necessità tutti di affrontare una campagna elettorale tranquilla, ma che allo stesso tempo dia il senso di quella che può essere la prospettiva futura, di quello che può essere cambiare le scelte fino ad oggi compiute. Questo percorso di 20 giorni che ci aspetta e che culminerà il 25 di maggio, lo sottolineo, diventa uno spartiacque necessario per questa comunità. Il senso della partecipazione che noi abbiamo intenzione di dare a questa campagna elettorale, a quella che sarà l'amministrazione futura, sia dai banchi della maggioranza, sia dai banchi dell'opposizione, se ce ne darete l'opportunità, il senso è la prospettiva di un confronto sereno e capace di individuare le problematiche di Castrì, capace di individuare le soluzioni a queste problematiche. Questo ci aspettiamo di fare in questa campagna elettorale, questo vi diciamo oggi tutti da questo palco e questo vi assicuro vi daremo in questi 20 giorni. Grazie e a risentirci.